Nel caso vi serva solo una parte specifica della guida, in descrizione trovate tutti quanti i timestamp per poter guardare una specifica parte. In ogni caso, benvenuti in questa nuova videoguida. Guida su come utilizzare la patch del Q-Patch Team per Yo-Kai Watch 4. Se usate un Nintendo Switch, allora questa è la parte che fa per voi. Se invece usate un emulatore, andate pure avanti con i timestamps. Per quanto riguarda Nintendo Switch, la prima cosa da fare è ovviamente moddare la console. Però come si fa per moddare la console? Vi lascio in descrizione un canale Better Gaming che è inglese, ma anche un video di un altro canale in italiano nel caso vogliate seguire la guida in italiano. Quella inglese è meglio perché il canale è specializzato proprio nelle mod per Nintendo Switch, proprio Nintendo e basta. Se invece volete seguire quella italiana, che è comunque valida, liberissimi di farlo. Però la prima cosa da fare prima di intraprendere il video, iniziare a moddare, scaricare roba, vediamo un attimino la console. In descrizione trovate un sito che si chiama Is My Switch Patched, che serve a controllare se questo seriale qui di Nintendo Switch, questa striscia bianca con i codici alfanumerici, serve a controllare se Nintendo Switch è patchato o meno per quanto riguarda la possibilità di poterlo moddare. Andate sul sito, inserite nella stringa il codice del vostro Nintendo Switch e vedrete se è stato patchato o meno. In teoria, i Nintendo Switch dal Day One fino al 2018 inoltrato sono moddabili, quindi senza che controllate, però per sicurezza fatelo. Addirittura i Nintendo Switch Day One vengono venduti a prezzi folli, perché sono moddabili, appunto. Ma la cosa più importante è: il Nintendo Switch rischia di briccarsi, ovvero rompersi? No. Ad oggi è molto difficile che tu riesca a rompere un Nintendo Switch perché fai una mod, con le mod che ci sono oggi. Un'altra cosa importante, posso andare online con un Nintendo Switch moddato? Sì e no. Se ci vai, a tuo rischio e pericolo, e in quel caso vieni al 99% trovato dai bot di Nintendo che ti bannano la console, ma di base viene messo un text nel Nintendo Switch quando fate la mod, di base, che non vi permette di accedere ai servizi online per evitare appunto che Nintendo vi becchi la console. Nel caso voi togliate quel text file, potete andare online anche con la mod. Se volete comunque andare online e non essere beccati, per esempio, io ho Mario Kart originale, voglio giocarlo senza la mod, come faccio? Bene. Cambi scheda SD, metti una scheda dove non hai inserito alcun tipo di modifica e giochi a Mario Kart Online, per esempio. Quindi hai una micro SD standard dove magari hai salvataggi da quando hai iniziato a giocare a Nintendo Switch, mentre un'altra la dedichi esclusivamente alla modifica. Poi cosa ci serve? Ci serve ovviamente la ROM per giocare a Yo-Kai Watch 4, nel caso non l'abbiate originale. Io vi consiglio di comprare il gioco originale per evitare tutto quel processo che serve ogni volta che spegnete e riaccendete Nintendo Switch. Non modalità riposo, proprio spegnere la console con il pulsante e selezionare spegni. Risparmiate un sacco di tempo e avete il gioco originale, cioè la collezione se vi interessa. Se no, cosa dovete fare per poter inserire la ROM di un gioco che pesa così tanto su Nintendo Switch, sulla micro SD? NSP Splitter. In descrizione trovate NSP Splitter, che vi porta ad un download diretto di un programma che serve a dividere la ROM di un qualsiasi gioco che pesa più di 4 giga e quindi poterla poi inserire nella micro SD, se no non ci va. Dove prendo le ROM? Google, amico mio, non posso dire dove si prendono le ROM per Nintendo Switch, anche se una semplice ricerca su YouTube e non per forza su Google ti porta subito al risultato. Però in descrizione trovi anche un canale Discord, che non è mio, e a buon intenditor, poche parole. Poi ovviamente questi video tutorial vi insegneranno anche come installare il gioco, non solo dove scaricarlo. Almeno credo. Ora però come porto la patch su Nintendo Switch? Spegniamo la console con il comando spegni e non modalità riposo, se no si sminchia tutto. Andiamo, prendiamo la micro SD, la mettiamo nel computer e procediamo da lì. Ora, una volta aperta la micro SD, avete la cartella Atmosphere perché avete appunto modificato il vostro Nintendo Switch. Entriamo dentro la cartella Atmosphere e se non abbiamo una cartella che si chiama Contents, andiamo sul nuovo, crea cartella e la chiamiamo Contents. Ora, apriamo Contents e cosa facciamo? E creiamo un'altra cartella con questo nome qui.
con questa striscia alfanumerica. Questa striscia alfanumerica è l'ID del gioco Yo-Kai Watch 4. Dovrebbe essere un codice univoco, ma nel caso abbiate un codice diverso lo potete vedere quando appunto scaricate il file della ROM. Creiamo la cartella con questo codice, apriamola e ci strasciniamo il file ROM FS che troviamo dentro Italian Patch. Ed ecco fatto! E avete trasferito correttamente la patch italiana dentro la cartella con l'ID di gioco di Yo-Kai Watch 4. A questo punto facciamo la prova del 9. Espelliamo la cartuccia, andiamo sul nostro Nintendo Switch e vediamo se è stato patchato. In questo caso, per ripristinare la mod su Nintendo Switch non basta semplicemente accenderlo e via. No. Bisogna usare Tegra, quello che avete usato per iniettare appunto il file di Fusi la prima volta. Quindi rifate il procedimento, aprite Tegra, mettete la spilla nel vostro Nintendo Switch, tasto per alzare il volume, tasto accensione allo stesso tempo, inject payload e poi rifate il processo Fusi Bin, vi porterà quindi alla schermata iniziale e potete giocare con le vostre bellissime ROM e vedere se la patch è stata implementata correttamente. Passiamo quindi ora a Yuzu e a Ryujinx, passiamo agli emulatori. Il processo per gli emulatori è uguale per entrambi, però vi faccio vedere tutti e due perché sì, meglio così. Apriamo Ryujinx, eccolo qua. Io qui ho la versione base, però voi installate la versione con il DLC perché è quella la versione sulla quale è stata costruita la patch. Quindi, tasto destro sul gioco, Open Mods Directory. E qui ci potete mettere, oltre all'Italian Patch, quindi tutta quanta la cartella Italian Patch, con dentro appunto ROM FS, e il gioco parte con la cartella, con la patch. Per poter però inserire in Ryujinx i DLC, cosa si fa? Manage DLC. E fate Add e cercate nella vostra cartella, eccolo qui ad esempio, a me l'ha trovato, il DLC. Una volta inserito basta fare Save e avete il gioco aggiornato. Facciamo una prova? Facciamo partire il gioco per vedere se è stato installato correttamente la patch? Vediamo. Ecco qua. Tutto a posto. Fatto. Andiamo su Yuzu. Ecco, Yuzu già ho la versione plus plus di Yo-Kai Watch 4, update 2.2.0, questa è la versione che volete. Andiamo qua, tasto destro. Andiamo, apri la cartella delle mod. Ecco qui, la cartella è vuota. Andiamo, prendiamo Italian Patch e la mettiamo qua dentro. Fatto. Semplicissimo, più facile di così non si poteva. Facciamo la prova. Eccolo qua. Fatto. Ah, ci sono anch'io! Perché Andre viene prima di Anna. Mi dispiace, Anna. E questo era come installare la patch su Nintendo Switch, Yuzu e Ryujinx. Ryujinx non mi piace, però non so perché. Ad ogni modo, il video penso che sia stato piuttosto esaustivo, ho speso non so quanto tempo, mi sono voluto un attimino concedere più tempo per parlare di Nintendo Switch, dato che appunto c'è chi ha avuto questi problemi sul fatto che il gioco non partisse quando accendevo la console. Perché io accendo la console e non parte? Andralink, aiutami, cosa vuoi da me? Non ho fatto io la modifica, non l'ho decisa io, quindi... Ad ogni modo, per questo video è tutto, in descrizione trovate tutti quanti i link, tutti i link di tutto, di tutto e di più. E se ancora non siete iscritti al canale, lo sapete, iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!